Il 16 dicembre 2020 abbiamo comprato la nostra seconda casa a Londra, ma di questo ve ne parlerò in uno dei prossimi video. Infatti ho pensato che per parlarvi di questo e di come la stiamo ristrutturando eccetera, era fondamentale parlarvi del nostro primo acquisto, di come abbiamo vissuto prima a Londra, avvenuto nel 2016. In un mondo in cui flexano Ferrari, Lamborghini, ville incredibili eccetera eccetera, come sapete su questo canale mi piace parlare, mi piace essere molto trasparente e ho pensato che sarebbe stato più figo parlarvi di come va veramente la vita di un imprenditore all'inizio e anche non solo all'inizio, e quindi parlarvi di come abbiamo vissuto a Londra in 30 metri quadri io e Marika una volta che ci siamo trasferiti qua. Vi farò fare un tour di questo appartamento, come l'abbiamo comprato, perché l'abbiamo comprato, come siamo riusciti a comprarlo partendo da praticamente zero e quanto vale oggi un appartamento di 30 metri quadri a Londra. Ecco, questi siamo noi in viaggio dalla Sardegna all'Inghilterra, era il 2014. Avevamo riempito tutte le cose nella nostra macchina e avevamo tanti sogni, tante speranze, tanta fame e poco altro. Sì, io avevo già traslo, ma era in fase di startup e quindi tutto ciò che facevo dovevo reinvestirlo nella società e soprattutto ancora mi mancavano dei passaggi importanti che poi avrei fatto da lì nei prossimi anni. Marika aveva una triennale in ingegneria, neanche la specialistica, pochissimo inglese. Non avevamo fondi e infatti avevo usato la mia carta di credito per pagarci il viaggio e vi assicuro che non è una di quelle storie fake dove si fa finta di non avere nulla, ma non avevamo nulla. Tutto ciò è per dare un po' di contesto e per dire che se in quel momento, in quel viaggio, in quella macchina ci avessero detto che da lì a 2 anni avremmo comprato il nostro primo piccolo appartamento in zona 1-2 di Londra, per quanto positivi e con la voglia di fare, con la fame che avevamo, non ci avremmo creduto neanche noi probabilmente, soprattutto conoscendo i prezzi delle case a Londra. Da lì, dal 2014 al 2016 passano 2 anni ed il percorso di come siamo riusciti a mettere da parte un piccolo deposito per poter appunto fare un'offerta sulla nostra prima casa, ecco, quei 2 anni sono talmente lunghi che promesso ve li spiegherò in un altro video, ma facciamo un salto e arriviamo al 2016 con questo piccolo deposito. E quando parlo di piccolo deposito, ecco, quando fai un first buy, quindi la tua prima casa, in Inghilterra accettano anche solo il 6-7% del valore della casa. Una cosa importante, un disclaimer: questo non è un video dove vi consigliamo cosa fare, non ci sono consigli finanziari, quindi non sto dando consigli, ma è semplicemente ciò che abbiamo fatto noi e ciò che andava bene per noi, per la nostra storia, per quello che già pagavamo in affitto, per il programma che avevamo e per quello che volevamo fare. Prendetela come semplice storia personale. Ecco, arriva l'inizio del 2016 e mi ritornano in testa le parole che mi diceva mia zia. Comprate. Jump on the property ladder. Esatto, proprio così. Mi disse: non importa quanto, non importa cosa, ma appena riuscite cercate di salire su quella che in Inghilterra chiamano la property ladder, ossia la scala delle proprietà, perché è usanza in Inghilterra appunto comprare anche un piccolo appartamento, un buco, qualsiasi cosa. Quello ti permette poi di avere un credit score particolare e poi qua iniziano a vendere la prima, comprare la seconda, vendere la seconda, comprare la terza, e fanno a scala a salire per poi fare una scala a riscendere quando i figli piano piano vanno via eccetera eccetera. Comunque un qualcosa di molto diverso dalla casa della vita che si usa in Italia. Non fa nulla se non è la casa dei vostri sogni, non fa nulla se non vi fa impazzire, la rivenderete, ma cercate di prenderla il prima possibile. Quindi ci siamo, è inizio 2016, abbiamo il deposito, prendiamo la lettera alle parole di mia zia, iniziamo a girare e in realtà non giriamo neanche tanto perché Marika scopre un appartamento in zona Kennington, che è zona confine 1-2, quindi abbastanza centrale perché in 4 fermate sia al centro sia all'Esther Square. Facciamo un'offerta, presa, è andata più o meno così, ci passa un po' di tempo però è andata più o meno così. Il problema è che la casa internamente non ci piaceva e quindi da qui un po' di domande. Perché l'avevamo presa? Il primo motivo era appunto seguire alla lettera le parole di mia zia e quindi salire sul property ladder. Il secondo motivo è perché pagavamo quasi più di affitto di quello che avremmo poi pagato come mutuo. Il terzo motivo è perché a Londra comunque conoscevamo tanti casi dove si acquistava ad un certo prezzo, in pochi anni la casa saliva di valore. E l'ultimo motivo ancora era perché sapevamo anche che probabilmente ci sarebbero stati dei cambiamenti con la metro, la zona sarebbe passata da zona 2 a zona 1 e anche quello avrebbe fatto acquistare tanto valore.
valore all'appartamento. Naturalmente potevamo prenderlo fuori Londra e spendere molto meno, ma quando siamo trasferiti a Londra l'intenzione era quella di stare il più vicino possibile al centro, perché non volevo trasferirmi a Londra e vivere a 800 ore di strada da Londra, ma volevo godermi Londra, la possibilità di uscire a farmi una passeggiata ed essere in centro. Il problema è che appunto la casa internamente non ci piaceva, e quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso di buttarla completamente giù, altre spese. Lo standard delle case in UK non è altissimo, a Londra probabilmente è ancora peggio, perché c'è talmente tanta richiesta che non gli importa proprio come è fatta una casa internamente. E quindi perché abbiamo deciso di ristrutturarla? Per diversi motivi. Oltre ad aggiungere valore alla casa, molti lo fanno piano piano, lo fanno dopo. Noi abbiamo pensato di farlo subito, prima di entrare, in modo che potevamo poi goderci la casa come la volevamo noi, di goderti una casa nuova, e quindi non solo essere felici per l'aver acquistato casa, ma essere felici anche per poi vivere bene in quella casa. Anche se, ripeto, stiamo parlando di 30 metri quadri e lo vedrete fra un po', veramente piccolo per soprattutto gli standard sardi e italiani. I lavori sono stati abbastanza tosti, perché era la prima volta, non conoscevamo bene come si faceva, e probabilmente abbiamo speso anche molto di più di quello che avremmo dovuto spendere, e quindi è stata abbastanza dura e lunga come situazione. Ecco, questi sono un po' di foto e video di com'era prima la casa, che era veramente qualcosa di molto particolare. Abbiamo stravolto tutto, abbiamo buttato giù muri, pavimenti, abbiamo dovuto mettere questa steel beam nera che vedete qua, che già solo quella è stata tutto un programma, tutta una spesa, tutta una storia a sé. Abbiamo rifatto completamente tutto. Ok raga, siamo in zona Kennington, lì giù a 5 minuti di camminata c'è la stazione, 4 fermate, e si è a Leicester Square in centro, come dicevamo prima. Da quella parte c'è il parco, e ora vi porto dentro a fare un veloce tour. Ok raga, una volta dentro mi trovo subito le scarpe, perché io e Marika abbiamo fatto 5 anni in questa casa sempre scalzi. Comunque, quando entri sei subito nella piccola living room, ossia divano, TV, PlayStation, dove io e Marika ci riposiamo, guardiamo film. La cucina l'abbiamo costruita da zero, il nostro smeg che ci porteremo dietro perché ci piace un casino. La zona è super tranquilla, come potete vedere c'è un sacco di luce anche se sono le 6 di sera. Questo è un piccolissimo angolo studio, era improvvisato per il discorso Covid, perché come sapete lavoriamo dall'ufficio. Quando siamo da casa o uno è qui o uno è sul tavolo o uno è sul divano. Piccolissimo, però ripeto, è stato molto utile in questo periodo. Raga, il bagno è sicuramente diverso dai bagni sardi, dai bagni che abbiamo in Italia, però c'è tutto il necessario, tranne il bidet, perché gli inglesi usano la vasca. Un appartamento senza vasca perde di valore. In 30 metri quadri devi sfruttare ogni piccolo angolo, quindi anche i divani con la roba sotto. Storage ovunque, spazio ovunque. Qua infatti, davanti all'altra finestra, davanti al piccolo ufficio, abbiamo un altro storage pieno di roba. Qua giù invece c'è il boiler, abbiamo messo un boiler gigante in modo che non manchi mai l'acqua calda istantanea. Anche il riscaldamento è tutto elettrico, raga, ma la casa tiene tantissimo il caldo, quindi d'inverno non abbiamo mai freddo, anzi siamo sempre magliette e pantaloncini dentro casa. D'estate ugualmente si sta bene. Prima questo muro non c'era, prima si entrava in un corridoio, qua c'era il bagno, lì c'era una cucina minuscola, e quella era una stanza unica. Non rendeva, era tutto molto vecchio, abbiamo buttato tutto a terra, abbiamo spostato il bagno da qui a lì, abbiamo costruito quel muro, inserito quella trave e speso un bel po' di soldi, ma ne valsa la pena perché la casa ha acquistato veramente parecchio valore. Sì, lo so raga, avrete notato anche voi che ci fa la lavatrice in cucina. In Inghilterra purtroppo la mettono in cucina. Entriamo in camera da letto. Come per tutto il resto della casa, essendo 30 metri quadri, non si può chiedere tantissimo. Appena siamo entrati abbiamo preso questo armadio Ikea gigante. La cosa figa, raga, è che nonostante sia un appartamento, abbiamo quel lato, questo lato, quel lato e quel lato completamente liberi, isolati. L'unico posto dove ci sono altre persone sono sopra di noi. Qua, raga, è condominiale, naturalmente. E fuori c'è una parte che mi piace molto. A Londra il prezzo varia molto in base al fatto che la casa sia freehold o leasehold. Questa è share of freehold, ossia una via di mezzo, ma la particolarità è che ha un botto di anni, tipo 970 anni. Proprio per questo la casa prende molto più valore rispetto ai leasehold, dove ogni 20 anni devi spendere soldi con gli avvocati per rinnovare il contratto che hai con il proprietario del terreno. Ecco, in modo che possa essere utile anche a qualcuno, cosa abbiamo fatto prima di acquistarla? Allora, come prima cosa siamo entrati in una qualsiasi agenzia
on street, cioè su strada, quelle agenzie dove che vendono case, e tutti internamente hanno un consulente finanziario, un mortgage broker, che ti dà dei consigli e che ti aiuta. Non deve essere per forza qualche agenzia specifica, si può trovare anche un mortgage broker online, e ti dice tutti gli step e se hai i requisiti per acquistare casa. Dopo solo 2 anni di Londra, se fossi stato da solo non sarebbe stato possibile, ma in 2 eravamo riusciti a mettere un po' da parte, e soprattutto con i 2 stipendi che avevamo ti danno di solito un mutuo di 4 volte e mezzo la somma dei tuoi stipendi annuale. Quanto costava questa casa e che offerta avevamo fatto? Questa era sul mercato per 285.000 pound, per chi vuole fare il calcolo in euro basta che faccia per 1,15, e noi avevamo fatto un'offerta inferiore, siamo scesi fino ad aggiudicarcela per 265.000 sterline. Sono un botto di soldi, lo so, per quel tanto in Sardegna probabilmente compravamo 2 ville, invece a Londra quel budget ci ha permesso di avere solamente 30 metri quadri. È stato un buon investimento? Pensiamo proprio di sì. I lavori fatti in casa, anche il fatto che sia passata da zona 2 a zona 1 con la metro, e nonostante Covid, Brexit eccetera eccetera, il prezzo è salito. Credo che il price range giusto sia dai 330 ai 350, ecco, 1000 per ora, ma sta salendo sempre di più ed è in una zona in cui probabilmente in un altro po' di anni appunto continuerà a salire, vicino a Westminster, vicino a Waterloo, vicino a Vauxhall, quindi per tutte queste cose dopo 5 anni credo sia stato un ottimo investimento. Perché questa? Quindi 30 metri quadri, noi abbiamo fatto il ragionamento che in quella fascia della nostra vita, 25-30 anni, a casa ci siamo stati poco e nulla. Essendo a Londra o sei in ufficio o sei in giro o ti stai godendo la città o sei in viaggio, e quindi usi la casa per mangiare a cena a volte, non sempre, e dormire. Valeva la pena quindi fare un piccolo sacrificio in quel periodo, non importava far vedere solo perché appunto eravamo a Londra, solo perché faccio l'imprenditore, e noleggiare chissà quale villa, chissà quale spazio, chissà quale appartamento, ma era più importante per me il lungo periodo. Questo secondo me ha fatto veramente la differenza, perché ci ha permesso di risparmiare parecchio, di fare un buon investimento, e soprattutto, lo ripeto, mi andava di mostrarlo e di parlarne così apertamente, di far vedere anche quanto è piccolo l'appartamento, però quanto ci siamo stati bene, proprio sapendo l'investimento che avremmo fatto e quanto sarebbe stato importante per ciò che volevamo fare. Ecco, ora che vi ho mostrato come abbiamo gestito la prima parte del nostro percorso immobiliare, in uno dei prossimi video vi potrò parlare di come siamo arrivati poi quindi alla decisione, il perché di acquistare la seconda casa, tutti i lavori che stiamo facendo su quella casa in un altro video ancora, qualcosa l'avrete già vista sicuramente sul mio Instagram che metto qua, nelle storie ho già anticipato e condiviso e spoilerato un po' di cose. Questo è tutto, spero sia stato utile.